2 maggio. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Gesù oggi si proclama vero profeta del Padre. Qual è la caratteristica di ogni profeta del Dio vivente? Quella di essere trasmettitore della sola parola di Dio, secondo la regola data dallo stesso Dio ad Ezechiele. Al termine di quei 7 giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio tu morirai, e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio ed egli non si converte della sua malvagità e della sua perversa condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette il male, io porrò un inciampo davanti a lui ed egli morirà. Se tu non l'avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate, ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà perché è stato avvertito e tu ti sarai salvato. E ancora, mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro, se mando la spada contro un paese, e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo pone quale sentinella, e questi, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà l'allarme al popolo, se colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada, e la spada giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del corno, ma non vi ha prestato attenzione. Sarà responsabile della sua rovina. Se vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno, e il popolo non è avvertito, e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via dalla sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista della sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. È questa la coscienza di Cristo Gesù, lui è vero profeta del Padre. Gesù allora esclamò, chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Essendo Gesù vero profeta del Padre, avendo portato sulla nostra terra la divina volontà nella sua forma perfetta, piena, completa, esaustiva, ora il problema è tutto nostro. Chi crede in quella parola si salva, chi non crede verrà condannato, perché non ha creduto nel profeta mandato da Dio. Questa legge della profezia è eterna, vale per ogni tempo, ogni persona. Poiché la parola di Gesù è quella definitiva del Padre, non vi sono altre parole di Dio. Il Vangelo è parola di salvezza per tutto il genere umano. Chi crede in esso entra in possesso della vita eterna. Chi si rifiuta di accoglierlo nel suo cuore rimane nella morte nella quale già si trova. Altre parole di salvezza non esistono per alcuno.
poiché questa testimonianza, essere vero profeta del Padre, Gesù l'ha data sigillandola con il suo sangue. Essa è per noi purissima verità. Nessuno potrà mai dubitare della veridicità di Gesù Signore e della sua verità. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, dateci la vera fede in Cristo.